Sudore, letteralmente. Dice. Fa caldo, vedi il sudore della fronte. Artista italiana a portare verso la nuova Europa. Quali sono i caratteri nuovi o qual è il contributo, diciamo, che la sinistra marxista italiana può dare all'Europa? L'Europa è un progetto capitalistico, nasce come un progetto capitalistico di unità monetaria, di libero scambio dei capitali e delle merci. Ed è un processo di ammodernamento capitalistico molto importante. Rispetto a questo ammodernamento, io credo che la sinistra italiana, che è poco marxista, io insisto su questo fatto, è poco marxista, non ha una posizione molto forte. L'ex Partito Comunista Italiano, che oggi si chiama Partito Democratico della Sinistra, accoglie il fondamento teorico del liberismo, del libero mercato, dello scambio delle merci, diciamo del primato del mercato come elemento regolatore della vita economica ma anche della vita politica. Questa è la specificità del Partito Democratico della Sinistra, che è una specificità tipicamente non marxista, perché nel momento in cui si accetta il primato del mercato, del denaro e della merce, il marxismo non esiste più. Movimento di idee, di opinioni di cui io faccio parte, cerca di analizzare il passaggio in Europa come una fase nuova, avanzata, moderna del capitalismo internazionale. Cerca di leggerlo in maniera non nostalgica, non per non tornare al passato. Noi non siamo nazionalisti, non siamo per il vecchio Stato nazionale, non siamo per le vecchie forme, diciamo, di difesa, ma ci poniamo la domanda, in questa situazione, qual è la specificità della soggettività libera dell'uomo e della donna in un mondo che tende a mettere il mercato del denaro al primo posto? Questa è la domanda che ci facciamo. Non so se riusciamo a dare una risposta sufficiente, però questo organizza il nostro lavoro. Io ho fondato un giornale quotidiano insieme con altre tre persone, quando siamo stati espulsi dal Partito Comunista, e questo giornale ha compiuto, prima abbiamo fatto una rivista mensile, poi un quotidiano, questo giornale ha compiuto 26 anni, quindi credo che sia il più durevole giornale quotidiano, diciamo, libero, senza proprietà, siamo una cooperativa, abbiamo un sistema molto egualitario di proprietà, di gerarchia, anche di salari, siamo ancora pagati dal centralinista al direttore nella stessa maniera. Abbiamo sperimentato una rotazione dei lavori in questo giornale e abbiamo vissuto in questi 26 anni anche le crisi che hanno attraversato il movimento comunista. E fare un giornale è un lavoro totale. Questo ci ha permesso di stabilire, di mantenere un rapporto critico con tutte le forze della sinistra. Il Partito Comunista Italiano, quando ci ha espulsi, non ha detto che noi eravamo traditori. Questa è già una novità rispetto all'abitudine dei partiti comunisti. E noi abbiamo mantenuto questo rapporto. Siamo una voce libera e ascoltata, ma non siamo una voce determinante del paesaggio politico italiano. È meglio ridurre che esagerare questo compito. Io non ho nessun ruolo politico formale nella vita politica italiana, sono stata dirigente di medio calibro del Partito Comunista, sono stata deputato e consigliere comunale. Ma ora sono soltanto una giornalista senza partito che ha rifiutato di tornare alla Camera dei Deputati o al Senato e che svolge un'attività politico-culturale. Quindi non sono una persona importante nella vita politica italiana.
c'è una funzione, diciamo, di testimonianza e di un certo rispetto dovuto a una vita coerente e all'età avanzata nella quale mi trovo. Io vedo molto poco marxismo nella storia del movimento operaio italiano. C'è stato il partito comunista più importante d'Europa, è stata una grande forza popolare, democratica e progressista, nella quale il marxismo come teoria politica ha avuto un ruolo indiretto, secondario, come in quasi tutti i partiti comunisti dell'Occidente, soprattutto quelli che si sono sviluppati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi la teoria marxista in Italia non è molto sviluppata, ha avuto questo prolungamento, questa proiezione nella forza popolare del movimento di classe, ma la teorizzazione è stata molto debole. E non c'è stata in particolare una teorizzazione specifica dei comunisti italiani sulle donne. C'è stata una battaglia condotta dopo la guerra per l'emancipazione della donna, per la sua liberazione dal ruolo familiare e nel nostro paese anche molto fortemente per la sua, diciamo, emancipazione dalla idea cattolica della famiglia, del ruolo materno. Questo è quello che il Partito Comunista ha fatto in un paese dove le donne erano più arretrate che nel resto dell'Europa e ha favorito l'entrata delle donne nel lavoro, nella politica, nel sindacalismo, nelle professioni. Ma il femminismo è un'altra cosa. Teorizzazione femminista parte non soltanto da teorizzazioni diverse da quelle del movimento comunista, che già ha col marxismo un rapporto diciamo di non identificazione, ma anche da posizioni diverse, diciamo, del marxismo delle origini, perché mette l'accento su qualche cosa di metastorico che è la specificità sessuale del sesso, che rimane in differenti civiltà e in differenti modi di produzione. Questo è una ottica molto differente quella del marxismo e del femminismo, anche se poi molto spesso le femministe si sono trovate a essere vicine alle posizioni del movimento di classe. Quindi in questo momento io non vedo vedo dei parallelismi piuttosto che degli incontri o delle convergenze, ma molto più differenze di quanto non ci siano elementi di unità. Assieme hanno il rifiuto, diciamo, della cultura tradizionale sessista e cattolica, questo sì, questa è la sola cosa che hanno in comune. Il manifesto comunista ha due elementi, uno di straordinaria attualità e un altro di limite. La straordinaria attualità sta nella forza che il modo capitalistico di produzione ha come trasformatore degli elementi mondiali. Insomma, noi oggi siamo in presenza di un trionfo del capitalismo come sistema planetario e sicuramente il solo che ha detto questa cosa era Marx, era quindi questa parte, questa forza, diciamo, creativa e rivoluzionaria che il capitale porta con sé, che sta nel manifesto dei comunisti e secondo me di grande attualità, aiuta a spiegare la storia di questo secolo. L'elemento più caduco del manifesto dei comunisti sta nella persuasione che Marx aveva, che con la crescita del capitale cresceva, diciamo così, immediatamente l'antagonista, il fossoyeur, come si chiama, del capitale nella classe operaia. E questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché c'è stata una separazione fra crescita del proletariato, scusate, ma ci sono delle mosche tremende. Questo non è avvenuto, c'è stata una crescita, io penso che siamo in una crescita del proletariato, la proletarizzazione,
ma non una crescita immediata della coscienza antagonista, perché il capitale riesce anche a creare grandi, intanto ha messo in luce, è venuto in luce con 1989 il limite della costruzione dei paesi socialisti, Unione Sovietica, Cina, il limite direi non marxista, non proletario, e noi abbiamo assistito a un crollo di questo sistema mondiale a parte la Cina, e questo pesa sulla formazione della coscienza antagonista. E in secondo luogo ci sono, per dirla con i termini di un marxista italiano che è Antonio Gramsci, ci sono il capitale ha sviluppato una grande capacità di egemonia, per cui abbiamo, insomma, oggi si chiamano comunisti dei vecchi, nostalgici, di un passato che è stato anche glorioso, ma che ha grandissime zone di ombra teorica e purtroppo anche pratica. E poi è difficile trovare la parte più giovane della popolazione, almeno in Occidente, non sente lo stesso elemento di identità classista che aveva sentito. Il problema della libertà e dell'autorealizzazione sembra passare anche attraverso il problema della libertà sembra passare anche attraverso altri elementi. Questo è uno delle grosse questioni per una sinistra, perché se la sinistra non ha il problema della libertà della persona, non c'è più sinistra. Non è che non ci sia più marxismo, non c'è più sinistra. Io non sono anti-americana, non ha nessun significato secondo me questa parola. Però per americanizzazione noi si può intendere anche totale collocazione dei valori nella riuscita economica, nel successo. È una totale identificazione della persona nel consumo. E questo è un elemento negativo anche per la società americana. Gli elementi che oggi sono dominanti, quelli attraverso i quali l'America vince il mondo, per cui sono americani manifesti anche in Giappone e in Cina, questi sono elementi devastatori dell'identità. Questi sono elementi devastanti dell'identità. Però questo è un problema anche per l'America, cioè anche per gli Stati Uniti, perché un latinoamericano non vorrebbe mai che noi parlassimo dell'America. Questa è una grossa questione. Ecco. Quindi in questo senso una sinistra, io ripeto, la sinistra ha un senso se si pensa che l'identità umana, personale e individuale ha la priorità rispetto agli stereotipi del consumo o del denaro. In questo senso questo aspetto dell'americanizzazione è il nostro nemico, perché è una piattizzazione, per dirla con Jean-Paul Sartre, è la serializzazione della persona, è sostanzialmente l'appiattimento dell'identità, che vediamo anche nelle forme della pubblicità, del virtuale, eccetera. Ecco, su questo elemento però, per esempio, il cinema americano parla, il cinema americano è più critico nei confronti di questi elementi di serializzazione e di consumo di quanto non sia il cinema europeo spesso. E l'America resta il luogo nel quale la forza e il limite del capitalismo sono più evidenti, e è la società molto interessante, perché secondo me ci sono più proletari oggi che nel 1848 e ci sono meno comunisti. Questa è la domanda del secolo a cui io rispondo, che in maniera molto marxista, che fra l'essere in sé e la coscienza di sé c'è uno scarto. Questo è un elemento della teoria che varrebbe la pena di ricordare, ma è un limite del manifesto dei comunisti, non dei Grundrisse, non del sesto capitolo del Capitale di Marx, ma è un limite nei 150 anni del manifesto, è un limite proprio di quel testo lì.
Mm.